Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo incontro. Oggi vedremo le novità che sono state introdotte nella versione 11.3 di Tremuri e vedremo anche il nuovo modulo Steel Connection per la verifica delle connessioni in acciaio in Tremuri. La prima novità che andremo a vedere è la verifica presso pressione fuori piano delle pareti. Infatti, ora è possibile fare anche una verifica a presso flessione per azioni ortogonali alla parete. È una vera e propria verifica di resistenza dei pannelli e possiamo settare la resistenza di progetto della muratura, che può essere pari a F con M diviso il fattore di confidenza e il coefficiente di sicurezza per le murature esistenti, o F con M solo diviso il fattore di confidenza, e può essere pari a F con K diviso il coefficiente di sicurezza per le murature nuove. Così possiamo calcolare il momento sollecitante dato appunto dal carico per l'altezza al quadrato del pannello diviso il coefficiente. In cosa consiste la verifica a presso pressione? Viene effettuata per tutti i maschi murari e si confronta per ogni maschio murario lo sforzo normale agente sulla parete con lo sforzo normale resistente di ogni maschio murario. Viene calcolata l'accelerazione di tutti i maschi, espressa in metri al secondo quadro, e vengono calcolati il momento sollecitante e il momento resistente. E la verifica consiste appunto nel confrontare il momento resistente del setto murario, del maschio murario, scusate, con il momento sollecitante del maschio. Se il rapporto è maggiore di 1, la verifica è soddisfatta, altrimenti la verifica non risulta essere soddisfatta. E viene calcolato anche l'accelerazione di capacità del maschio murario, espressa sempre in metri al secondo quadro. Come vediamo qui, ogni maschio ha un proprio rapporto momento resistente e momento sollecitante. Per la verifica della parete globale si prende il valore minimo del rapporto dei singoli maschi murari. Infatti, come vediamo qui ad esempio, prendiamo il valore 2,10, che è il valore minimo corrispondente al maschio 44. Dopo aver fatto la verifica è possibile anche creare una relazione per quanto riguarda questo tipo di verifica. Nella relazione vengono esplicate tutte le formule che sono state adottate per la verifica a presso pressione fuori piano e vengono riportate tutte le verifiche in maniera dettagliata per ogni parete. Un'altra novità che è stata introdotta nella versione 11.3 di Tremuri è la definizione degli spettri per punti. Noi fino ad ora siamo stati abituati a definire lo spettro, l'azione sismica, tramite una definizione parametrica dello spettro. Infatti si poteva scegliere il sito in cui si trovava la nostra costruzione, venivano calcolate le coordinate geografiche, latitudine e longitudine. Si sceglieva la vita nominale, la struttura e la classe d'uso e si calcolavano i parametri di pericolosità sismica del nostro sito. E con questi parametri era possibile poi lanciare l'analisi sismica, le 24 analisi pushover per la nostra struttura. Oggi è stata introdotta, oltre alla definizione parametrica, anche una definizione personalizzata dello spettro. Ad esempio, se ci viene fornito dal geologo uno spettro per punti della nostra zona, noi possiamo direttamente copiare tutti i dati dello spettro all'interno di Tremuri e creare uno spettro personalizzato. Questo è come è possibile fare? Scegliendo appunto il diagramma personalizzato, si sceglie il tempo di ritorno T con C dello spettro e per i vari stati limite è possibile editare ad uno tutti i punti del nostro spettro,
o se già, come dicevamo in precedenza, abbiamo un file Excel con, ad esempio un file Excel con tutti i dati dello spettro, possiamo copiare direttamente in Tremuri tutti i punti del nostro spettro. Questo è possibile farlo sia per lo stato limite di salvaguardia della vita, è possibile farlo per lo stato limite di danno e anche per lo stato limite di operatività, quindi per tutti gli stati limite che ci occorrono per il calcolo della nostra struttura. Quindi una volta definiti gli spettri per i tre stati limite di riferimento, possiamo anche in questo caso lanciare le analisi, le nostre 24 analisi pushover. La terza novità che vedremo oggi è l'introduzione di nuove sezioni per gli elementi in acciaio. Infatti, sono state nella definizione degli elementi in acciaio sono state introdotte nuove sezioni. Oltre alle sezioni già presenti in Tremuri a doppia simmetria come IPE, HE e UC, per cui erano già presenti tutti i profili commerciali, adesso è possibile definire anche delle sezioni a singola simmetria come le UPN o le UAP, o dei profili asimmetrici come le L ad ali uguali o le L ad ali diverse. Oltre ai profili singoli è possibile anche definire dei profili doppi, quindi dei profili di travi accoppiate, e possiamo scegliere tra UPN con ali verso l'esterno o verso l'interno, UAP con ali verso l'esterno o verso l'interno, UPE sempre con travi all'interno e all'esterno, e delle sezioni ad L con ali uguali o con ali diverse. Per il calcolo delle caratteristiche della sezione noi possiamo anche definire la distanza tra i profili e il software calcola tutte le caratteristiche geometriche della sezione. Queste nuove sezioni possono essere utilizzate per diversi elementi in Tremuri, infatti oltre a poterle utilizzare per la definizione di travi e pilastri, dei travi in acciaio, possiamo utilizzarla anche nella definizione degli elementi che costituiscono le cerchiature delle finestre, quindi dei montanti e dei traversi. Anche qui, come vediamo, possiamo usare, oltre ai profili a doppia simmetria, i profili a simmetria singola o i profili asimmetrici o anche i profili doppi. Oltre che per le aperture, per le cerchiature e le aperture, è possibile utilizzare questi profili anche nella definizione dei telai di rinforzo, che vedremo dopo in maniera più dettagliata quando vedremo il modulo Steel Connection. Vediamo ora il nuovo modulo Steel Connection per la verifica delle connessioni in acciaio. All'interno di Tremuri, oltre agli elementi in muratura, è possibile inserire anche degli elementi in acciaio, e con il nuovo modulo Steel Connection possiamo verificare le connessioni tra gli elementi in acciaio. Infatti, se noi prendiamo una struttura mista in cui, oltre che alla muratura, è presente anche un telaio in acciaio, quindi un telaio costituito da travi e pilastri in acciaio, noi possiamo calcolare le sollecitazioni agenti sugli elementi in acciaio nella combinazione sismica. Quindi ad ogni passo dell'analisi noi possiamo calcolare tramite il comando interroga risultati le sollecitazioni agenti sulle travi e sui pilastri. Come vediamo ad esempio nel caso in esame, se ci mettiamo sulla parete 3,
vediamo che sulla trave 149 otteniamo determinate caratteristiche di sollecitazione. Lo stesso dicasi per la trave 150 e per quella 151. Ma possiamo vedere anche le sollecitazioni che abbiamo sui pilastri in acciaio. Quindi, in base alle sollecitazioni che abbiamo su trave e pilastri, noi possiamo anche verificare la connessione tra questi elementi. Oltre che su travi e pilastri, noi possiamo verificare anche le connessioni degli elementi che costituiscono i telai di rinforzo delle pareti. Nella versione 11 di Tre Muri era stata introdotta la possibilità di definire dei telai di rinforzo che erano costituiti da montanti e traversi in acciaio e da elementi solo reagenti a trazione, quindi elementi catena all'interno. Quindi noi possiamo, con il modulo Steel Connection, dopo aver calcolato anche qui, come vediamo, le sollecitazioni sugli elementi in acciaio, ci mettiamo sempre ad un determinato passo dell'analisi e vediamo qual è l'entità della sollecitazione agente sull'elemento, possiamo, come dicevamo, verificare la connessione tra i vari elementi in acciaio. Quindi automaticamente Tre Muri, sia per quanto riguarda gli elementi del telaio, sia per quanto riguarda gli elementi del telaio di rinforzo, esporta tutte le sollecitazioni automaticamente in Steel Connection e si possono verificare così le connessioni tra i vari elementi. Entriamo un po' nello specifico della verifica con Steel Connection. Verifichiamo ad esempio il collegamento tra il pilastro 177 e la trave 150. Noi possiamo verificare diversi tipi di connessione. Possiamo verificare colonna trave flangiato semirigido, una giunzione tra le travi, un nodo di elemento tubolare che può essere posizionato in maniera differente, la giunzione di elemento tubolare, il collegamento di due travi con una piastra finale, il collegamento di una trave con una colonna con una piastra finale ed una piastra di rinforzo. Come facciamo a verificare il collegamento? Selezioniamo i due elementi, quindi il pilastro e la trave, e poi possiamo possiamo avere diversi tipi di connessione. Possiamo avere una connessione per piastra, per angolari, per piatti e flange e per angolari e flange. Scegliamo nel caso in esame una connessione con angolari. Innanzitutto definiamo la lunghezza della piastra, poi definiamo il tipo di angolare che vogliamo adottare. Ad esempio scegliamo un 80x80x6. Scegliamo il materiale dell'angolare e possiamo scegliere se saldare o bullonare la connessione sia alla trave che alla colonna. Quindi su entrambi gli elementi possiamo scegliere se utilizzare una connessione con bulloni o una connessione con saldatura. Quindi a seconda che utilizziamo l'una o l'altra verrà verificata la saldatura o i bulloni della connessione. Scegliamo nel caso in esame di bullonare su entrambi gli elementi, di utilizzare bulloni su entrambi gli elementi, quindi definiamo la caratteristica del bullone. In questo caso scegliamo una classe di resistenza 8.8, scegliamo il diametro dei bulloni 10 e possiamo scegliere se la sezione di taglio è filettata o non filettata. Quindi scegliamo il numero di file orizzontali e verticali dei bulloni e l'interasse tra i bulloni e la distanza dei bulloni dal bordo della piastra, sia per la connessione sulla trave che per quella sulla colonna. Innanzitutto possiamo fare un controllo della geometria per capire se la disposizione dei nostri bulloni è conforme alla normativa. Il software ci avverte che la nostra spaziatura non è corretta, perché la spaziatura orizzontale dei bulloni di collegamento angolare all'angolare colonna è troppo piccola. Quindi dobbiamo aumentare la distanza del bullone dal bordo, la portiamo da 15 a 30 e eseguiamo nuovamente il nostro controllo della geometria. In questo caso il controllo è ok, quindi possiamo passare
al calcolo della struttura della connessione, scusate. Vediamo prima un 3D della connessione che viene aggiornato automaticamente quando ogni volta che si cambiano i parametri della connessione. Possiamo vedere il disegno della connessione, come vediamo un disegno molto dettagliato in cui sono riportati, oltre che i bulloni e gli elementi che sono connessi, anche le distanze e le quote tra i vari elementi e tra i vari bulloni, che può essere esportato in DXF e può essere utilizzato anche per un esecutivo. Magari ognuno utilizza un proprio stile, partendo da questa base, che è una base molto buona, si può anche poi passare al proprio disegno, si può anche fare il proprio disegno. Quindi, dopo aver fatto il controllo della geometria e esportato il disegno in DXF, passiamo al calcolo vero e proprio della nostra connessione. Vengono, come dicevamo, importate tutte le caratteristiche di sollecitazione da tre muri direttamente e viene eseguita la verifica della connessione e è possibile editare anche una relazione molto dettagliata della nostra connessione. Vediamo ora un altro tipo di connessione che è possibile verificare in Steel Connection: l'aggiunzione di due travi. Quindi noi possiamo selezionare le due travi da aggiuntare, scegliamo, dimensioniamo il piatto d'anima, quindi possiamo scegliere se utilizzare solo il piatto d'anima o anche i piatti delle ali. Definiamo le dimensioni della piastra del piatto d'anima. E anche qui possiamo scegliere, come dicevamo, se utilizzare solo il piatto d'anima o se anche i piatti d'anima è superiore e inferiore. Anche qui possiamo scegliere se utilizzare un collegamento bullonato o un collegamento saldato. In questo caso, per il piatto d'anima utilizzeremo un collegamento bullonato, quindi scegliamo dei bulloni di classe 8.8 di diametro 10 con sezione di taglio non filettata. Sia sulla trave di destra che sulla trave di sinistra scegliamo tre file di bulloni orizzontali e verticali, definiamo la spaziatura tra i bulloni e la distanza dei bulloni dal bordo della piastra, mentre per il piatto d'anima della flangia superiore e della flangia inferiore andiamo a definire una connessione con saldatura. In questo caso definiamo sempre la dimensione della piastra. Definiamo lo spessore della saldatura che poi andrà a essere verificato. Definiamo naturalmente anche gli spessori delle piastre. E come vediamo, la vista 3D viene aggiornata automaticamente con la definizione della nostra connessione. Quindi vediamo sull'anima una connessione bullonata e sulle ali una connessione saldata. Anche per questa connessione possiamo esportare il disegno in DXF, un disegno quotato che può essere esportato in DXF come nel caso visto in precedenza. Il controllo della geometria in questo caso risulta essere già soddisfatto e quindi si può passare al calcolo. Come prima vengono importate tutte le sollecitazioni che vengono da tre muri, le sollecitazioni da tre muri avvengono nella combinazione sismica in prossimità dello spostamento richiesto all'azione sismica, in prossimità di Dmax. E come vediamo anche nella relazione vengono riportate tutte le verifiche, sì, in questo caso sia della saldatura che dei bulloni. Andiamo a verificare ora un altro tipo di connessione, cioè la connessione tra colonna e trave con piastra finale. In questo caso andiamo a verificare la connessione tra due elementi del telaio di rinforzo, perché come dicevamo in precedenza è possibile verificare le connessioni sia tra gli elementi dei telai all'interno della struttura, dei telai in acciaio naturalmente, sia tra la connessione tra gli elementi dei telai di rinforzo sulle pareti. Come in questo caso, infatti, andiamo a verificare la connessione tra questa colonna e questa trave. Quindi selezioniamo gli elementi di cui vogliamo verificare la connessione e anche qui definiamo parametricamente tutti gli elementi che compongono la nostra connessione, quindi definiamo la larghezza della nostra piastra, la distanza della piastra dal bordo della trave,
Vediamo, possiamo scegliere dove è posizionata la piastra sulla colonna, se sulla flangia o sull'anima. Possiamo scegliere se inserire un elemento di irrigidimento sulla trave, che può essere triangolare o rettangolare, può essere posizionato superiormente o inferiormente alla trave. E anche per questa piastra di irrigidimento possiamo definire parametricamente la geometria. Quindi scegliamo la lunghezza e l'altezza della piastra. Dopo aver definito la piastra frontale e la piastra di irrigidimento, definiamo anche la bullonatura. Quindi scegliamo la classe di resistenza dei bulloni, il diametro dei bulloni, la sezione di taglio, che come negli altri casi può essere filettata o non filettata, il coefficiente d'attrito, per cui possiamo prendere la definizione che varia a seconda di vari aspetti, e anche l'altro coefficiente che varia a seconda della posizione dei bulloni. Scegliamo il numero di file dei bulloni, quindi il numero di file orizzontali, la distanza tra i vari bulloni e decidiamo di avere una distanza uguale per tutti i bulloni. Possiamo definire una rigidezza del collegamento che può essere plastica o elastoplastica. Vediamo il 3D della nostra connessione. Dal 3D ci accorgiamo che abbiamo definito in maniera errata l'altezza del piatto, infatti ci eravamo dimenticati uno zero. Infatti, definendo correttamente l'altezza del piatto, possiamo vedere la nostra connessione in maniera corretta nel 3D. Anche in questo caso possiamo fare il controllo della geometria, che risulta essere soddisfatto, e possiamo vedere il disegno che può essere esportato in DXF come nei collegamenti precedenti. Infine passiamo al calcolo, quindi vengono importate tutte le sollecitazioni del telaio di rinforzo e viene effettuato il calcolo della connessione. Dopo aver effettuato il calcolo, possiamo esportare la nostra relazione dettagliata su tutte le verifiche effettuate. Oltre a poter utilizzare il modulo Steel Connection per verificare le connessioni degli elementi modellati in tre muri, sempre gli elementi in acciaio naturalmente, è possibile utilizzare Steel Connection in maniera standalone. Infatti è possibile verificare anche delle connessioni in maniera completamente indipendente da tre muri. Dal menu Utilità è possibile selezionare il modulo Steel Connection e verificare diversi tipi di connessioni, ad esempio trave travata, semirigido o flangiato, colonna trave, semirigido o flangiato, l'aggiunzione delle travi, l'aggiunzione dell'elemento tubolare, trave travata con piastra finale, trave colonna con piastra finale e una piastra di rinforzo della reticolare singola. Qual è la differenza tra il modulo standalone e quello all'interno dei tre muri? Allora, innanzitutto noi nel standalone possiamo scegliere i tipi di elementi da connettere, quindi se verifichiamo una struttura in acciaio anche con un altro software di calcolo, possiamo poi inserire all'interno di Steel Connection gli elementi da connettere per fare la verifica delle connessioni. Possiamo scegliere tra i vari profili commerciali AII o di tipo UPN per questo tipo di connessione, o oltre i profili commerciali possiamo scegliere anche una definizione da utente andando ad editare direttamente i parametri geometrici della trave. Possiamo scegliere anche in questo caso se bullonare o saldare la trave e vediamo subito una vista 3D della nostra connessione che, come dicevamo, come valeva anche per la connessione in tre muri, viene aggiornata automaticamente quando si scelgono i diversi parametri. Infatti, come vediamo qui, abbiamo scelto la saldatura sulla trave secondaria e la vista 3D viene aggiornata automaticamente. Anche nella formula standalone è possibile esportare in DXF un disegno molto dettagliato della connessione, è possibile fare il controllo della geometria e il calcolo. Per il calcolo, naturalmente, essendo un modulo indipendente, vanno definite le caratteristiche di sollecitazione che ci vengono fornite dal software di calcolo con cui è stata calcolata la struttura. E quindi,
Dopo aver inserito le sollecitazioni, quindi tutte le caratteristiche della sollecitazione, possiamo stilare anche la relazione della verifica della connessione. Un altro collegamento che è possibile verificare in maniera standalone è la connessione tra una trave e una colonna con piastra finale. Molto interessante questa connessione perché è possibile definire l'inclinazione della trave rispetto alla colonna. Ad esempio, se abbiamo una trave di una scala che va a innestarsi su una colonna, possiamo definire, come nel caso precedente, anche gli irrigidimenti per la trave. Vediamo come sempre la vista 3D che viene aggiornata automaticamente a seconda degli elementi che vengono inseriti e o definiti. Effettuiamo il calcolo della nostra connessione inserendo le caratteristiche della sollecitazione agenti sulla nostra connessione. Possiamo inserire, come anche nel caso precedente, diverse combinazioni di sollecitazioni, quindi tutte quelle che vengono fuori dal nostro calcolo, e possiamo lanciare e possiamo verificare la nostra connessione. Allora, nell'incontro di oggi abbiamo visto le novità che sono state già introdotte nella versione 11.3 di Tre Muri, cioè la verifica presso pressione fuori piano dei pannelli murari, la definizione degli spettri per punti e la definizione di nuove sezioni in acciaio, e abbiamo presentato il nuovo modulo opzionale Steel Connection per la verifica delle connessioni in acciaio in tre muri. Grazie per l'attenzione, ci sentiamo al prossimo incontro.